Senti, e adesso girano le stelle, girano i pianeti e girano anche i preti. Si fa così. Dai, allora, per insegnare, attento allo schermo, che cosa? Vieni, fermi. Vieni, allora, imbecille, vieni. Buoni qui. Sono i crichetti dell'arcidiocesi di Sassari, dell'arci di Oristano, certo. E il nostro caro crichetto Orazio. È vero o non è vero? Se mi fa questa lettura. Ebbene, da breviarium. Breviarium. In piedi. Tutti insieme battiamo le mani. Noi non siamo carmelitani. Vabbè, ma non dica che sei. Breviarium. Venite qui, vieni qui. Allatere. Se non stai fermo, ti spacco il campanello in testa. Seduto, inginocchiato, vicino a Dondino, bravo, seduti, tu da questa parte, ecco, tu da, e tu al centro. Perfetto. Beh, in piedi. Andiamo con la lettura, prego. No, dietro è pericolosissimo, lo sai. Qui. Lo sai che rischi? Qui. Io so dove andate a finire voi, prego. Dalla prima lettera dei perdenti al nostro ficcadenti. In quel tempo il campionato mi rendeva preoccupato. Mi trovavo con Orazio a tifar contro la Lazio. Nel frattempo Ballardini pronunciava dei frastimi. Tra un sospiro ed un conato si scopriva licenziato. Ma veniamo alla partita, iniziata e mai finita. Non è stata certo dura, ma è usuvato a cagarura. Padre, non è... Giusto. Senza unghie e senza denti siamo stati un po' imprudenti. Tra un rimpallo ed un falletto è spuntato quel golletto. Ficcadenti, già in difesa, pure oggi se l'è presa lo scadere, se l'è presa nel braciere. Il braciere si arroventa, classifica rallenta. Allora, sono 9 le giornate. Cosa si sta copiando il ragazzo? Allora, per favore, le regalo un cuccioletto. Andiamo, per favore. Non faccia come quel vecchio. Fai in fretta. Prego. Dicevo, il braciere si arroventa, la classifica rallenta. Sono 9 le giornate. Non facciamo bagianate. Su che andiamo, su Cellino, su che adesso è un po' tardino. È tornata la sconfitta, mi è tornata quella fitta. Ecco, dato il contributo, da tifoso vi saluto. Col pensiero del momento mi ritiro dal convento. È tornato ficcadenti, apro il cuore e stringo i denti, ecco. È parola di Dondino, mi porti da Cellino, è parola di Ballardini, c'è che tra i frastini, è parola di Lotito, mi sento uno spirito, è vero o non è vero? Non lo so. Ciao. Grazie, non dire niente, grazie. Andate via. Allora, cosa vuoi? Il finale. No, lo dici dopo, dai, nel finale facciamo il finale. Ormai va da solo, improvvisa, vigera, vai. Allora, per la gioia di Matteo Bruni, che so che Matteo si sposa fra poco a maggio, poi vi dirò la chiesa e il luogo dove, certo, sarà il pranzo. Il ricevimento, soprattutto. Però sarà ospite d'onore, seduto a fianco alla sposa, sarà lui, il grande attore Manolo. Scusate. Capito perché questa musica quando entra lui che ammortisce in aula. Buonasera Manolo. Buonasera. Questa mi mancava. Posso? Però che lui si siede vicino alla sposa, non me l'avete detto. Non te l'aveva detto che si siede vicino alla sposa. Siccome stiamo parlando tra grandi. Signor Manolo, però no, siccome gli ho detto che lei si metterà a fianco alla sposa. Vicino alla sposa, allora, mica vicino a lui. Lo so, cioè, ma lui è geloso, sa come. Dimensioni o... Diventerà il primo cornuto della storia. Allora, come sta Manolo? Un vulcano. Si vede. E non si vede? No. No, proprio niente. La vedo bella, se continua così lei mi erutta qui. Io erutto. Se vuole erutto. Ha già eruttato Benito prima, guardi. Sarebbe il secondo. Comunque stasera... Da quanto è carico contagia lei, Sì, mi sento proprio in forma. Era da un po' che non la vedevo così, guardi. Sono su di giri. Ci sarà un motivo, sarà... Sì, sono contentissimo per lui. Per lui chi? Per lui, l'aquilotto.
Allora, Pilotto, si ripete, mi fa piacere. Non, perché non si vede come più visto. Da dove si vede? Non è che ho gli occhiali dell'intrepido che vedo sotto la roba. Deve vedere gli occhietti che ha. Ma non li voglio, me li immagino, guardi, me li immagino. Guardi, lei non ci crede, la mattina, quando io mi sveglio adesso, lo trovo già lì. Che sta guardando? Mi guarda come se dicesse, beh, e allora che si fa? Che si fa? Cioè, un bel quadretto familiare, guardi, lei è l'aquilotto. E comunque adesso ha una voglia di vivere incredibile. Guardi, si è iscritto anche nuovamente all'università. E dove, che materia ha scelto? Si è iscritto in lingue. Lo sapevo io. Complimenti, E poi vuole fare anche sport. Ah, pure sport. Sì, sì, si è andato lui da solo. Si è messo maglioncino. Che sport vuol fare? Guardi, lui ne ha fatto tanti sport. Sì. Però si è iscritto, vuole fare ginnastica artistica. Artistica, certo. Soprattutto vuole fare il cavallo con le maniglie. Con le maniglie, certo. La sbarra. In faccia. Il corpo libero. Sì. E poi le piace anche la scherma. Anche la sciabola, guarda. Esatto, la sciabola. Poi fa il salto in lungo, con l'asta. Con l'asta. E poi probabilmente, se si prepara bene, fa il triathlon, il pentathlon e il decathlon. Una vitalità incredibile, guardi, Non ce la... E poi... Non mi tocchi, però, che mi dà fastidio. E poi probabilmente ci vogliamo buttare nel mondo dello spettacolo. Buttatevi nel mondo dello spettacolo. E che cosa vorreste fare? Il pezzo del ventriloquo. Ah, col pupazzo? No, no, facciamo parlare lui. Perché non ci crede, vuole che le faccio vedere un esempio? Ma prego, cioè, prego. Ciao, Acqui. Acqui? Vabbè. Come stai? Bene. Cosa c'è una parete? Cosa gli è venuta là? Allora, siccome sto facendo il pezzo del... Ma dove metti? Va bene, grazie. Ma è un deficiente, è rimasto, ma che rapo, è malato, cioè è rimasto all'aperto tutta la notte. L'aperto tutta la vita è rimasto. Allora, se mi fa fare il pezzo. Ciao Aquilotto, come stai? Bene. Quando vieni a trovarmi? Noi siamo noi che l'aspettiamo, venga quando vuole. A dirlo tu, a dirlo io. Venga, deficiente. Non mi tocchi, Manolo, da questa parte, prego. Vada via. Buonasera. Buonasera. È tutta la sera che ci guarda. Io ho guardato la trasmissione, ma ci sono troppe parolacce. Brava. Guardi, lo dica a quel signore anziano, quello con i baffi. Non si può. Io, maleducato quello, Io do un consiglio. Ecco, lo dico. Meno parolacce e meglio va la trasmissione. Brava. E ho deciso di insegnarvi delle parole giuste. No, no. Ad esempio, anziché dire, che ne so... dovete dire porca ciccia. Ciccia, ho capito. Porca ciccia, ad esempio. Poi le minacce, non, senza dire. No. Dovete fare solo bava. Bava, così. Bava. Bava. Poi ehi. Ehi. Laga. Ba. Ba. Sono tutte belle. Glielo dica quel signore anziano coi baffi che ne dice ogni tanto, eh? E chi è quello? Quello Berittur, lo conosce, quello di Ristano. Meglio lasciarlo a casa. Lo so, quello è ormai vecchio. È vecchio, ormai è... Dottor Frongio. Lasciatelo a casa. Ascolta un attimo, signora Zolina, ma lo sai che gli è arrivata la lettera dell'avvocato dicendo che lei si è avvicinata all'agriturismo di cui non possiamo dire il nome? Quello... Hanno paura, lei ha la diffida, lei non si può avvicinare a quell'agriturismo. Chi la sfida la vince. Ecco, lei non c'è più andata lì? Io sono andata. Quando è andata? Sono andata da poco in un ristorante e mi hanno avvelenato. Ma non da... Agrituristi, non andate da Firodi, che vi danno da mangiare cose guaste. Ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Antipasti marinari di campagna, gallinelle di mangime semolose, coniglietti del mercato a poco prezzo. Non vi danno cose buone e naturali, niente mirto, limoncello più di ferro, solo vino cose. Chi è questo? Stava cantando la signora, scusi. Ma definitivamente. Che bello. Ascolta, ma forse non è mai venuto a Utta? Andata a Utta, il paese del valzer. Vatter. Si va, Uttatta, Uttatta, Uttatta. Uttatta.
scusi, stava cantando la signora. Di dov'è lei? Tuido. Santuido. Santuido. Panilucco. No! Grazie! 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 Va bene!